A terra i cartelli sono le attività che rischiano di chiudere per sempre. Una manifestazione silenziosa, quella davanti al comune di Monastier. Dobbiamo tenere duro, soprattutto chi ha famiglia, chi ha un sogno, chi vuole andare avanti con il suo sogno. Sarebbe più giusto tenere aperto, tutti quanti, tutta Italia, tenere aperto e rischiare la multa a questo punto qua, perché stiamo morendo tutti quanti. Ognuno con una storia, con una richiesta, con un grido disperato. Ex dipendente, perché lavoravo appunto al caffè centrale e doveva essere rinnovato il contratto, non mi verrà rinnovato. La cosa più brutta è aver dovuto lasciare i ragazzi a casa. Ho dovuto portare mia moglie, adesso mia moglie è in cassa e io sono lì che faccio pizze. C'è anche chi in un momento di crisi riesce a lavorare bene a pranzo, ma non può assumere. Perché ho i dipendenti, chiudendo alle 18, ho i dipendenti in cassa integrazione, li ho messi in cassa integrazione e quindi non posso assumere uno stagista a pranzo. In prima fila il sindaco Paola Moro. È importante sempre ascoltare chi lavora. Chi lavora ha il diritto di essere ascoltato e di essere anche sostenuto. Questo è quello che vogliamo testimoniare noi come amministratori del territorio.